grazie a Francesco Sella per l'invito. Sono veramente contento che ad una riunione politica e culturale si decida di parlare di energia, perché è un tema tipicamente, squisitamente tecnico-scientifico, è però un tema che ha degli impatti immediati sulla vita di tutti noi. Quello che voglio dire è che paghiamo delle bollette care, che paghiamo tantissimo il petrolio quando utilizziamo il serbatoio dell'automobile. L'Italia, attraverso le nostre tasse, paga miliardi, 70 miliardi di euro ogni anno per importare il petrolio. Quindi decidere se l'anno prossimo costruiamo 5 centrali nucleari, decidere se costruiamo 5 centrali geotermiche, decidere se costruiamo un mega progetto solare, decidere se continuiamo a comprare il petrolio, sono questioni che cambiano profondamente la nostra vita di tutti i giorni. E però sono decisioni che tipicamente vengono demandate semplicemente all'aspetto tecnico, per cui si dice, vabbè, è così perché me l'ha detto Chico Pesca, è così perché me l'ha detto il ministro Scajola o il sottosegretario Pizza. In realtà siamo in democrazia, dobbiamo decidere. E per decidere dobbiamo avere le informazioni. Allora, quel che sono venuto a dire oggi, è possibile avere un set minimo di informazioni generali, senza sapere come funziona una centrale nucleare, come funziona una centrale solare, un set minimo di informazioni, di fatti, in base ai quali possiamo decidere. Cioè, è possibile determinare la propria politica energetica su base democratica? Ecco, io sono convinto che sia possibile, se non per altre ragioni, per il fatto che sono andato a guardare due o tre fatti e applicando quello che chiamo spirito scientifico, cercando di fare due conti semplificati e capire un po' qual era la cosa più ragionevole da fare, non soltanto nei prossimi due o tre mesi, ma nei prossimi 20 o 30 anni, e mi sono fatto la mente. Quindi ora vi voglio raccontare un po' come stanno le cose, poi voglio raccontare alcuni dei piccoli esperimenti e delle cose divertenti che facciamo al Dipartimento di Fisica. Questa è più o meno una fotografia della situazione, di come si sta evolvendo nel tempo. Per quanto riguarda il nostro utilizzo globale, cominciamo a guardare il mondo intero, i numeri sono più semplici sono un po' meno confusi. Qui dove c'è scritto liquidi è il nostro utilizzo di petrolio, questo è il carbone, il gas naturale, questa è l'energia rinnovabile, essenzialmente idroelettrico, e questa, in linea rossa, è l'energia nucleare. Quello che è chiaro è che la domanda energetica sta aumentando di pari passo con lo sviluppo economico del mondo, e quello che è chiaro anche è che dipendiamo in maniera cruciale dal petrolio, dal carbone e dal gas naturale. Senza di questo siamo 10 volte sopra, cioè il 90% della nostra energia, grosso modo, viene da sorgenti non rinnovabili, che hanno dei problemi. Siamo qui a parlarne perché utilizzare queste sorgenti di energia ha dei problemi, essenzialmente due. Il problema che sono finite e il problema che producono una grandissima quantità di anidride carbonica, che di per sé non sarebbe un grosso problema se non fosse che questa quantità di anidride carbonica che stiamo mettendo nell'atmosfera ha fatto innalzare il livello di anidride carbonica di finito nell'atmosfera di un fattore 3 rispetto al livello preindustriale. Cioè, per la prima volta il pianeta su scala macroscopica viene cambiato dal comportamento dell'uomo. Si sospetta che questo faccia innalzare la temperatura della Terra di diversi gradi. Ora, il fatto è che abbiamo tanta anidride carbonica nell'atmosfera e si incominciano a vedere gli effetti del riscaldamento. È vero che nel passato c'è stato un riscaldamento anche superiore alla nostra, ma non c'è mai stato riscaldamento con tanta anidride carbonica. Qual è il problema dell'anidride carbonica? Il problema è l'effetto serra. Il problema è che la Terra non riesce più a liberarsi dal suo calore nello spazio perché abbiamo una specie di serra sopra di noi che riflette di nuovo il calore solare. Potrebbe essere un effetto
non tanto troppo, si stima che per qualche grado di riscaldamento, potrebbe non essere drammatico, ma sopra qualche grado di riscaldamento potrebbe essere una catastrofe in mare, cioè potrebbe essere lo scioglimento delle calotte polari. Non sto dicendo che accade sicuramente, però il principio di prudenza vorrebbe che non rischiassero, anche perché non è che si cambia il clima da un giorno all'altro. Quindi stiamo attenti con il carbonio, con il petrolio. E poi c'è il secondo problema, è che sono in quantità finita. Cioè, quanto dureranno ancora? Non voglio entrare nel giochetto, vi ripeto, sto fedele al progetto di dire soltanto fatti accertati e distinguerli invece da opinioni, congetture. Non voglio dibattere se il petrolio finisce fra 25 e 35 anni o se finisce fra 50 anni perché le riserve immediatamente triplicano e quelle che sono accertate adesso bastano per 20-25 anni, forse 30. Ma potrebbe essere che ce n'è molto di più. Vabbè, ce n'è un fattore 3 in più. Riusciamo ad estrarre il petrolio che prima non riuscivamo ad estrarre? Vabbè, abbiamo allungato il tempo di utilizzo del petrolio di qualche decennio. Non cambia la sostanza del discorso che stiamo facendo ora, e che di qui a 100 anni, grosso modo, siamo sicuramente senza i nostri combustibili preferiti. Ci resta quello che sta in basso. È abbastanza, non è abbastanza, riusciamo ad andare avanti. Quali possono essere gli scenari e le soluzioni? Bene. Dobbiamo provare a sostituire tutta questa energia con il nucleare o con soggetti rinnovabili. Due parole sul nucleare. Il nucleare è una sorgente di energia che non produce tantissima anidride carbonica nel momento in cui il reattore funziona, però poi c'è tanta anidride carbonica prodotta comunque nel momento in cui il uranio viene preparato, arricchito. Ma il grosso problema del nucleare sono le scorie. Non sappiamo dove metterle. Non esiste al momento un posto dove sono state stoccate in sicurezza le scorie nucleari. L'energia nucleare per fissione dell'uranio produce delle scorie che restano radioattive per almeno 10.000 anni. Quindi metterle in un serbatoio, metterle in un container, stoccarle da qualche parte, vuol dire metterle in un deposito temporaneo. Non dovete pensare a una scatola con da niente chiusa di 10.000 anni. Su scala di tempo di 10.000 anni, niente. Quindi mettere via è un enorme problema, non dico che non verrà risolto, probabilmente non si risolverà, però al momento non sappiamo dove mettere le scorie delle 400 centrali nucleari che ci sono sulla Terra. Quindi ci sono circa 400 di queste centrali, ce ne servirebbero 20 volte tanto per produrre tutta l'energia che ci serve, che vorrebbe dire fare un paio di centrali alla settimana di qui ai prossimi 4-5 decenni, è un problema grosso. C'è il problema poi della proliferazione nucleare, ma supponiamo di averlo risolto con un controllo politico.